Ciao ragazze, eccoci di nuovo insieme sul nuovo video. Allora, siete pronte per fare un nuovo cuscino sempre per Halloween? Nell'ultimo video vi ho mostrato come fare un cuscino a forma di fantasma. Invece oggi vi mostrerò come fare un cuscino pipistrello. Semplice e veloce da fare. Allora, per iniziare dovete capire se lo volete grande o piccolo. Io ho voluto mettere come un dettaglio sul divano, quindi non lo volevo eccessivamente grande. Mi sono bastati allora due fogli che ho semplicemente unito con dello scotch. Adesso arriva la parte quella un po' più noiosetta, quella che dovete disegnare il vostro pipistrello. Da dove partire? Beh, io ne ho disegnato uno di piccolino e con un po' di pazienza ho cercato di ridisegnarlo più volte fino ad ottenere la grandezza che più mi piaceva. Beh, detta così sembra molto facile, invece ci avrò perso almeno 40 minuti perché sbagliavo e poi dovevo rifare tutto e comunque, beh, dai, alla fine sono riuscita ad ottenere il pipistrello che volevo. Adesso devo ricopiare il mio cartamodello sul tessuto, quindi ne ho preso uno di nero, semplicissimo, quello che avevo appunto a casa, l'ho piegato in doppio e ci ho applicato appunto il pipistrello con degli spilli. Poi con l'aiuto del gessetto l'ho ridisegnato sul tessuto. Sono andata poi subito a cucirlo con la macchina da cucire, lasciando una fessura di qualche centimetro così ci potrò inserire il cotone. Eccolo qua, già vedete che il nostro pipistrello bello magro inizia a farsi vedere, ma ci penso subito io a inciccionirlo un po'. Visto, cosa ne dite? È carino? Non è male, no? Come al solito poi sono andata a cucire con ago e filo la fessurina che avevo lasciato aperta e poi per dettaglio ho voluto aggiungerci un cordoncino bianco questa volta per dare più definizione alle curvette che ho fatto sulle ali. Quindi ho preso la mia colla per tessuti e ci ho attaccato il mio cordoncino bianco. Ecco, vi dico che il risultato mi piace davvero molto con questo cordoncino. Voi invece cosa ne pensate? Vi piace? Sì, però adesso non è finita qua perché mancano gli occhietti. Vado subito a ritagliarli da un panno Lenci bianco che avevo sempre a casa e li posiziono dandogli questa espressione cattivona. Una volta incollati, ecco che il mio pipistrello è finito. Avete visto, no, quanto semplice è stato fare questo cuscino? Un po' di cotone, un po' di stoffa e via. Ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di ispirazione. Se vi va di commentare qui sotto al video, sapete che mi fa sempre un sacco piacere. E come sempre ricordo a chi è nuova e vuole iscriversi al mio canale di farlo subito, cliccando anche la campanella a fianco al tasto iscriviti, per non perdere i miei prossimi nuovi video. Ah, un'altra cosa ragazze, sto per aprire Instagram, perciò se volete correre subito a iscrivervi, siete sempre le benvenute. Intanto io vi lascio, vi mando un bacione e alla prossima, ciao!